italiani, iscriviti a noi, di Anima Margherita. Vorrei approfittare di questo spazio per ricandidarmi in politica dopo il recente successo del mio ultimo album, I Love Tokyo Idol, e vorrei ringraziare i giapponesi per aver dedicato a me il nuovo anime in uscita in Giappone, Idol GN, e vorrei approfittare di questo spazio anche per augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo da questo ragazzo un po' stagionato. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Anime Manga Ita. Io sono Italo e oggi parleremo, come al solito, degli anime stagionali. Questa breve intro è servita per farvi conoscere Idol GN, l'anime che secondo me cambierà il mondo. Dai, su, idol che fanno politica, cioè, viviamo in un periodo veramente meraviglioso. Siccome l'anno sta per terminare, noi di AMI vogliamo fare una live conclusiva, riassuntiva, con più persone possibili, questo 30. Quindi, siccome questo video penso andrà giovedì, quindi il 29, venerdì 30 faremo una live alle 21 con diversi ospiti. Confermati ci sono già Lord Blaker e Giaggio, immancabili nelle nostre live. In realtà Giaggio penso sia la prima, però fine, è un grande amico, quindi lo si ospita volentieri. E abbiamo già invitato altre persone che devono farmi sapere. Potrebbe esserci Tsunami alla sua prima live in assoluto, abbiamo questo onore. E stiamo aspettando le risposte di Aoi e Asbun, che si vedono questo video magari, tanto che gli ho scritto. Se c'è qualcuno magari che vorrebbe partecipare, sempre all'interno del circuito degli anime tuber, mi piace questa parola, è il benvenuto naturalmente. Se magari volete venire a scambiare qualche chiacchiera con noi, parlare degli anime, dell'anno, della stagione, di quello che vi pare, insomma, venite tranquillamente. Per adesso quelli fissi penso saremo questi, però è aperto a tutti. Detto questo, vi ricordo come al solito che in descrizione trovate tutti i link utili per seguirci, le nostre My Anime List, il canale Telegram importantissimo al quale dovete iscrivervi, la pagina Facebook e poi anche il gruppo, insomma tutte le varie cose, consigli del giorno, bla 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 bla. Sigla! Natsume Ono è una di quelle autrici di cui leggerei anche l'elenco telefonico. Amo la sua sensibilità particolare, il suo modo di disegnare con quegli occhi tanto grandi e le forme poco geometriche, le emozioni palpabili delle sue storie, insomma è un'autrice che apprezzo davvero molto. Sono rimasto quindi piacevolmente colpito dall'annuncio di questo H, specialmente per lo staff che Madhouse ha deciso di mettere al lavoro sul progetto. Dopo aver mutuato metà dello staff di Space Dandy per la realizzazione di One Punch Man e averne notato naturalmente l'efficacia, la casa dei pazzi ha deciso di affidare nuovamente la regia di un proprio anime a Shingo Natsume. Ormai sempre più sulla cresta dell'onda e vicino ad affermarsi come uno dei giovani più interessanti dell'industria, e l'ha affiancato a molti dei suoi precedenti collaboratori. In particolare Norifumi Kagai, malgrado la giovane età, è stato scelto per ricoprire il ruolo di character designer, optando immediatamente per una semplificazione del particolare stile della Ono con un conseguente rimpicciolimento degli occhi che, pur modificando sensibilmente i volti, gli danno comunque una certa personalità. E più che altro serve a seguire molto più semplicemente il character design, che con occhi più grandi sarebbe più difficile da rendere coerentemente. Il mio amato Gosei Oda alla direzione delle animazioni, la rising star della Trigger Kai Ikarashi e l'art director di Studio Pablo Seiko Yoshioka completano il quadro di uno staff spettacolare al lavoro su una serie fatta, come tutte quelle della Ono, di emozione, personaggi e atmosfera. E malgrado siano gente abituata ad animare praticamente tutto, sono davvero molto fiducioso per questo progetto. Che, vi ricordo, è stato preso da Vid, quindi non fate i birbanti, che poi la polizia del mercato vi scova.
Il mio youtuber preferito, l'angolo di Giaggio, ha brutalmente bocciato questa serie, adducendo come motivo una certa inquietudine, un certo senso di disgusto provato durante la visione del trailer. Bene, quel senso di disagio è proprio il motivo per cui io invece sono così interessato a Yojo Senki. L'idea di un lavoratore giapponese di alto rango che si reincarna in una bambina alle prese con la guerra di un mondo alternativo mi interessa particolarmente per le possibilità che ci sono di operare una forte critica al sistema lavorativo nipponico, spesso ignorato all'interno delle opere animate. Ciò che pretendo da una serie simile è dunque proprio una forte inquietudine, un senso di repulsione che mi faccia concentrare sull'ambizione terrificante della protagonista, già definita dal trailer e dalla sinossi come un mostro con fattezze angeliche. Studio Natte è in circolazione da circa 2 annetti e Yojo Senki è il primo anime di sua produzione, ma lo staff scelto non è certo di poco conto. Mi rassicurano in particolare le presenze di Yutaka Uemura, già regista del divertentissimo Punchline, e di Shinichi Kurita, che qui farà il Sakkan e che magari ricorderete perché character designer, e quindi di conseguenza Sakkan, di Death Parade. Proprio la provenienza del Sakkan mi interessa in particolare, perché non è l'unico a venire da quella serie, ed è indubbio che Death Parade riuscisse a trasmettere attraverso le animazioni un senso di inquietudine vero e proprio. Questo, e le voci che arrivano dal Giappone secondo la qualità della novel, mi spingono a consigliarvela a prescindere, e ad esserne naturalmente molto interessato. Per quanto riguarda questa posizione, potrei starmene zitto per un minuto intero. Non c'è alcun bisogno che vi spieghi i motivi per cui Takeshi Koike potrebbe fare un buon film, in quanto per me la sola presenza di questo lungometraggio all'interno del palinsesto invernale vuol dire capolavoro annunciato. Ma magari qualcuno non ha ancora visto La tomba di Jigen o Redline e quindi non è ancora ben conscio delle capacità di questo regista animatore. Quindi mi tocca. Il Big T è assolutamente una delle personalità del mondo dell'animazione che più amo in assoluto, e il suo approccio al ladro gentiluomo uno dei più memorabili dai tempi del Castello di Cagliostro. E la possibilità di vedere un nuovo film basato sulla figura di Gaemon, assicurazione di un buon numero di scene action, mi eccita a tal punto da voler costruire una macchina del tempo perché non ce la faccio ad aspettare 6 mesi. E poi oh, ha di nuovo cambiato la giacca a Lupin, ma come si fa a non amarlo quest'uomo? Federico Antonio Russo ha paura. Il più grande fan di Little Witch Academia e dei fratelli Yoshinari ha una paura fottuta a causa del trailer. E i suoi timori li capisco perfettamente, siccome li ha messi giù in un bellissimo articolo che probabilmente negherà di aver scritto. Però la fiducia in quel sorridente bambinone chiamato Yojoshinari è fin troppo salda per non farmi inserire questa serie all'interno delle più interessanti della stagione. Enchanted Parade l'anno scorso finì a pieni meriti nella top dell'anno e la mia speranza è che, malgrado i tempi televisivi siano decisamente più ristretti per riuscire a replicare quell'altissima qualità e rispettare le pretese a livello di animazione del Kantoku più del mondo, Trigger ci porti ancora l'ennesima serie che salverà gli anime. Dopotutto, gli insegnamenti del nostro eroe dai due film sembravano essere ottimamente recepiti da uno staff che è rimasto praticamente invariato. Quindi andate, miei prodi, salvate le mie corna a suon di Sakuga! Masao Maruyama è una leggenda vivente. Il suo nome è associato a uno degli studi più famosi e apprezzati, ovvero Madhouse, e ha un numero di registi davvero impressionante, come ad esempio Satoshi Kon, Masaaki Yuasa, Mamoru Hosoda, Takeshi Koike e altri ancora. Tutti grandi geni da lui patrocinati e sostenuti. È indubbio che sia una delle personalità che più ammiro all'interno dell'industria dell'animazione, e il suo reset, avviato nel 2011 con la fondazione di Studio Mappa, che porta il suo nome, mi aveva dato molte speranze per quel tipo di animazione alternativa che lui ha sempre dimostrato di amare e portare avanti. Questo Onihei conferma però il fatto che abbia abbandonato per la seconda volta un suo studio
per fondarne un terzo, Studio M2. I motivi sono tuttora imprecisati e forse da ricercare nei gravi problemi di produzione avuti da Yuri on Ice, una serie sicuramente di grandissimo successo, ma anche penalizzata dai ristretti tempi televisivi che mal si coniugano con le ambizioni di Sayo Yamamoto. Quando mi sbloccheranno il video su Yuri potrete approfondire un minimo il discorso, nel frattempo vi lascio un articoletto qui sotto. Fatto sta che Maruyama non ha perso tempo e ha trascinato con sé nel nuovo studio Shigeyuki Miya, eclettico regista e character design capace di passare da un film simbolico come Lupin III Green vs Red a un battle cazzone e caciarone come Blood Red, che all'epoca riuscì incredibilmente a farmi piacere. Il suo nome, assieme a quello di Maruyama e alla fama della light novel da cui questo soggetto è tratto, sono gli unici motivi veri e propri per cui sono interessato alla serie, in quanto non è uscito neanche mezzo trailer. Solo da questo potete ben capire quanto mi fidi di queste due persone, e in particolare di quel vecchietto simpatico che ha ispirato il presidente della Musani, di Shiro Bako. Solite citazioni finali. Akiba Strip non è assolutamente il tipo di anime che mi interessa, ma Hiroshi Keata è un buon regista e Federico mi ha messo la pulce nell'orecchio, quindi lo vedrò, sperando naturalmente sia nei Sakuga che in una buona regia. Seiren, preso da Vid, è diretto da un regista che non amo affatto, però Tomoki Kobayashi, che con Akamega Kill ha fatto a dir poco un disastro. Ma il fatto che delle persone di cui mi fido abbiano voluto puntarci, spenderci denaro, e soprattutto il trailer che è abbastanza indicativo del tipo di opera che sarà, mi spingono a dargli una possibilità, perché un tipo di anime con un romanticismo così dolce e innocente non si vede da tanto. E se sarà bello anche soltanto un quarto di White Album 2, sarà anche una bella visione. Kusuno Honkai, per gli stessi motivi, ma mi ha dato un film decisamente più positivo dalla sinossi e dal trailer. Credo ancora di più che sia quel tipo di opera dal romanticismo molto puro, molto dolce, che a me piace abbastanza vedere. Malgrado la produzione di Studio Lerch è uno staff che non è che sia tutto questo granché. Kobayashi-san no Chino Maid Dragon invece va seguito soltanto perché Kyoani non va mai abbandonata, perché il soggetto fa veramente schifo. Per concludere, Fuka sarà una meravigliosa fonte di meme che neanche Idol GN. Mi raccomando, spero che animino quella scena, perché quella scena è proprio una delle più belle che siano mai state create all'interno dell'industria fumettistica giapponese. E Masamune Kun no Revenge già mi puzza di serie super hypata per niente. Però del Berto di Giaggio mi fido, quindi mettiamola così. Se mi fa schifo, mi offri un Big Mac. Ok, Berto? Ah, vabbè, cito anche Grand Blue Fantasy, ma soltanto perché a Toshifu Miyakai gli si vuole bene. Detto questo, la stagione non è particolarmente interessante. Ci sono tante commedie scolastiche, tanti show che a me non sconfifferano più di tanto. E in particolare c'è da seguire più che altro le seconde serie, come quella di Rakugo, per dirne una. O di Konosuba, per dirne un'altra di ottima qualità. Sicuramente troverò qualche serie capace di sorprendermi, come è stato per questa stagione. Uno in particolare è stato Cage Number, se vogliamo fare un nome proprio che mi ha stupito particolarmente. Però da quel che vedo sulla carta, in questa stagione si è tentato più di lanciare nuovi registi, nuovi character designer, si è dato molto spazio a personalità giovani dell'industria, che è anche una cosa abbastanza positiva. Per quanto alla fin fine le storie non siano poi tutto questo granché a livello di spunti. In ogni caso, se c'è qualcosa che mi sorprenderà, attiverò tutte le rubriche possibili e immaginabili a mia disposizione, quindi non temete. Detto questo, penso che ci salutiamo per quest'anno, ci rivediamo alla live che sarà l'ultimo appuntamento di Anime Manga Ita, e speriamo che il 2017 sia l'anno decisivo, perché questo è stato soltanto l'inizio. See you, Space Cowboys!